C'è un appuntamento con la mia consueta rubrica con gli autori, torna a trovarci come avevamo già concordato qualche settimana fa Eleonora Davide, ciao Eleonora bentornata. Ciao Paolo, saluto anche tutti gli ascoltatori, grazie di avermi ospitata nuovamente, è stata bentornata. una bellissima, bellissima incontro l'altra volta. Infatti volevo ricordare che io metterò in descrizione di questo video i il link che vi rinvia alla nostra precedente eh, chiacchierata, perché abbiamo parlato di altri libri, però dovete andare a vedervi quel video. Io non dico nulla, andate perché merita assolutamente. Oggi eh, ci dedichiamo ad un'altra opera di Leonora Davide, e qui io un po' diciamo. Ci vado a nozzi, in un certo senso, perché stiamo parlando di un romanzo storico e che tutti conoscono la mia passione per la storia, ma non oltre questo, è anche un romanzo storico che è ambientato. In un periodo che a me è particolarmente, eh, non dico caro perché purtroppo è un periodo anche costellato di tragedie, di orrori senza, senza fine, però è sicuramente un periodo storico molto, molto importante. Stiamo parlando eh, in parte dell'epoca fascista e in parte anche della tragedia che è stata la seconda guerra mondiale. Tra l'altro casca anche a fagione in un certo senso perché noi registriamo questa nostra chiacchierata. Praticamente in uh, prossimità di una, quello che è stato da pochissimi giorni, la celebrazione del uh, centesimo anniversario uh, della uh, cosiddetta marcia su Roma, che in qualche modo inaugurò poi, uh, anche se tecnicamente non propriamente il regime fascista, perché quello arrivò, uh, diciamo, progressivamente uh, negli anni seguenti, ma uh, più che altro. Inaugurò appunto quello che usualmente nella retorica anche di quello che sarà poi il regime fascista sarà chiamato il, il ventennio per l'appunto. Il fiore del Carso, questo è il titolo del libro. Ricordo un libro come gli altri di diciamo, cui abbiamo discorso, autopubblicato, quindi lo trovate disponibile tramite Amazon, lo troverete tanto nel formato cartaceo quanto nel formato elettronico, per chi abbia eh, preferenza, tutti sanno che io amo lo lettore in formato cartaceo, però per carità, anche l'ebook ha indubbiamente i suoi, i suoi vantaggi, i suoi punti di forza, per fare un esempio, quando si viaggia è comodo, lo riconosco anch'io, parlo da, da viaggiatore in questo caso, perché purtroppo ormai tra dimensioni, peso, del bagaglio, so, quando si viaggia devi veramente limitare, il, al, come dire, al minimo indispensabile, se no ti arrivano certe botte con le tariffe extra, che sappiamo benissimo. Allora, io direi, cominciamo, se sei d'accordo, Eleonora, un con una breve panoramica, perché questo è un libro, vi anticipo già, che affronta tanti argomenti, cioè già, oddio, già dire fascismo, già dire seconda guerra mondiale, si apre un mondo. Eh sì, ma tra l'altro apre tutta una serie di eh, parentesi, di focus su tutta una serie di fatti, come dicevo, fatti purtroppo tragici, perché è stato un periodo storico, oddio, anche quello che stiamo vivendo grazie a Dio, però è stato veramente un periodo costellato di, di tragedie dal punto di vista umano, eh, di cui tant'è vero siamo ancora qui a parlare e, e giustamente continuiamo a parlarne per carità di Dio. Vediamo un po'. E, sì, il, il romanzo, eh, potrei cominciare proprio dalla, dalla partenza, cioè come è nato questo. Eh, in effetti, mio padre eh, era Triestino io sono mezza Triestina e mezza napoletana. E Lui raccontava tante delle sue avventure perché lui si trasferì eh, nel 1955 a Napoli e quindi, della sua vita pregressa, eh, raccontava per aneddoti, per storielle. E quindi queste storielle raccontate a noi bambini e ai miei figli, eh, a un certo punto quando lui è andato via hanno incominciato a prendere eh, più peso nel, nel suo ricordo, nella memoria. E volendo un po' commemorare la sua storia invece mi sono imbattuta in eh, molto di più, perché tra, tra cose da risolvere, ricordi da, da collegare, eh, è partita una ricerca lunga. Una ricerca lunga che ha coinvolto anche tutta la famiglia, quindi svolta non solo sui testi, sui documenti, come per tutti i buoni romanzi storici, eh, ma anche sulle interviste sul posto alla ricerca dei testimoni eh, di alcuni avvenimenti che erano capitati proprio eh, in quel periodo e in quelle zone e che hanno coinvolto anche eh, i miei familiari. E quindi per risolvere un mistero mi sono imbarcata in, questo, in questa storia che è diventata poi un romanzo, ovviamente un romanzo ambientato in un periodo così complicato come dicevi tu Paolo che conosci benissimo, eh, mi ha eh, presa moltissimo anche perché eh, le, le posizioni anche tra virgolette politiche, e ti dico tra virgolette perché la politica di allora e di quel luogo non è la stessa politica di oggi e di qui e dei luoghi che noi abitiamo molto lontano dal confine orientale e la situazione era anche un po' molte volte da prendere con, con le dovute distanze perché solo con un po' di distanza era possibile eh, non cadere nelle, nelle riletture eh, di parte della storia questo è stato eh, è stata una grande difficoltà e la mia prova del 9 l'ho avuta poi quest'anno, perché il romanzo è uscito nell'agosto del 2020. Solo quest'anno sono potuta andare a Trieste dopo le presentazioni che ho fatto eh, nelle mie zone. In Irpine abito, quindi in zona, anche a Napoli ho presentato il libro e quindi la prova del 9 è stata lì quando mi sono incontrata poi con le persone che mi avevano aiutato, ho fornito materiali, insomma, gli enti e le istituzioni. Eh, devo dire la verità che ho avuto un, un buon riscontro, avevo paura perché è una storia che loro hanno fortemente nel cuore e la vivono ancora oggi nelle memorie familiari, quindi è, era una cosa a cui tenevo. Insomma, sono rimasta molto piacevolmente eh, colpita e vogliono presentarlo lì. Quindi... Bellissima cosa, d'altro sì, Trieste. Ha avuto io. Mi permetto di consigliare. Tu uh, mi hai fatto un bellissimo complimento. Ti ringrazio. Tu conosci, mi hai detto che conosci benissimo la storia di Pagliani. Oddio, certamente l'ho studiata. però credo che ci siano ancora miliardi di cose che invece ci sono da scoprire perché è un periodo talmente complesso uh, sia per capire che cosa è successo, ma anche per capire come si è arrivati perché anche spesso ci si uh, sofferma uh, su quello che accade in un determin una determinata fase, pare su quello che accade in quello che il tuo, diciamo, l'epoca in cui tu vivi, penso a quello che sta succedendo per la questione ucraina, però è ovvio che purtroppo la storia così non si studia, bisogna partire da prima a capire perché si è arrivati a quella situazione e in questo caso anche a quelle tragedie che, giustamente ricordavi, hanno, hanno colpito quella zona, perché quella è una zona eh, dove... Eh, Già durante la guerra e poi, soprattutto, diciamo nell'immediato dopoguerra, diciamo quando la guerra stava terminando, mm -hmm. poi eravamo lì. Eh, so, per chi vuole approfondire io consiglio. Ci sono molti libri, ci sono anche eh, dei video che ha fatto il canale con cui collaboro. Eh, proprio dedicato eh, credo sia alla storia della città di Trieste che anche all'esodo eh, delle popolazioni italiche, itali 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 italiane italiano. Ecco, la parola eh, eh. Che è stata veramente una, una tragedia, assolutamente. E infatti tu in questo libro, tra le tante eh, tragedie di cui finalmente si è iniziato a parlare in questi ultimi anni, perché mm. io vi ricordo che quando andavo a scuola io di questo, di Foybe, non si parlava. No, no assolutamente, e diciamo e che era, è stato scopianato. Esatto, eh sì. no, no, oggi giustamente se ne parla e meno male, aggiungo sì. io ma grazie anche alla legge 92 del 2004, del 30 marzo 2004, che ha istituito il giorno del ricordo. E allora lì è, è, è un obbligo parlarne, non è una scelta. Per no, legge no. è un obbligo parlarne. Quindi nelle scuole eh, bisogna fare, si organizzano anche tante, tante manifestazioni per parlarne. Non è, è come un po' come il giorno della, della giornata della memoria, non è solo per commemorare. E per ricordare che certe atrocità possono riverificarsi in qualsiasi eh, momento, in situazioni particolari. Eh, è un po' di quella cosa brutta, e dentro di noi, noi dobbiamo riconoscerla. Mi dispiace dirlo, ma siamo esseri umani, non è che le persone no, che hanno compiuto no, no. dei gesti fossero alieni, è sempre esseri umani, e quindi cioè, bisogna stare molto attenti. Molto... un insegnamento di, di primo levi da questo punto di vista. che resta scolpito nella pietra, come si può dire, perché eh, veramente quando adesso non, non mi ricordo la frase esatta, ma quando lui diceva, scriveva anzi, oltre che dire, eh, io non ho mai visto dei mostri, riferito appunto a, a, a questi personaggi che gestivano questi luoghi dell'orrore, come erano i lager nazisti dove si perpetrava lo sterminio scientifico, e, e, e tutto dire, cioè come dire, questi, guardate che questi non è che erano demoni usciti dall'inferno, erano i cosiddetti uomini comuni, come quelli appunto che hanno fatto qui, non si sta facendo paragoni perché sinceramente mm. personalmente sono anche un po' stanco di polemiche di chi dice ah ricordare questo vuol dire paralizzare eh sì, quello. Difatti, difatti. Ma chi vuole fare binari, no. Qui si sta semplicemente dicendo che tutti questi fatti vanno eh, ricordati perché in tutti questi casi poi lasciamo perdere. Bilanci, perché uno, qualcuno diceva ah, lì sono morti milioni di ah, sì, no, eh, che no. se, se vi pare poco che abbiano ammazzato migliaia di persone, a me non pare poco. Voi, vedete voi. Questa è cosa, così. Non giusto. è questione di Mi numeri. Pare, non, eh, è, non è sui numeri che si, che si calcolano le tragedie. Assolutamente. Sì. Stiamo parlando di esseri umani e. Um, la, la questione è proprio quella che, che dicevi. Eh, bisogna riprendere contatto con la realtà, col nostro essere. E, mh, e quello che mi dispiace è che quando si arriva sotto la celebrazione del giorno del ricordo, poi eh, sui giornali si leggono titoli brutti del tipo: eh, colpa di quelli, quello non è vero, negazionismo e altro. Eh, non è questo. Il, il punto è un altro: uh, sui fatti non c'è dubbio. Eh, non c'è da, da minimizzare o da ingigantire le cose. È eh, quello che è successo, però, ha provocato quell'esodo a, a cui accennavi prima: l'esodo di popolazioni che vivevano in Istria. E che hanno eh, dovuto lasciare le loro proprie case perché costretti eh, da un regime eh, dittatoriale di Tito a, eh, ad abbandonare le loro proprie case. Il peggio non è neanche questo perché le hanno lasciate, le hanno abbandonate, sono venuti in Italia e molto spesso si son, sono stati tacciati come traditori o fascisti. Non era così, non per tutti, qualcuno sarà stato traditore, qualcuno ah. sarà stato fascista, ma non no. è per quello. Non è così. E allora loro rivendicano questa loro itali italianità. L'idea che mi sono fatta di que della questione dell'esodo è, è che uh, le, queste persone hanno pagato lo scotto di una ragione di Stato uh, che esigeva un compromesso mh? perché l'Italia potesse sedere al tavolo della pace al tavolo del trattato di pace eh, ricordiamo che noi la guerra l'abbiamo persa la, eh, ci siamo salvati solo perché abbiamo eh, diciamo, sostenuto l'ultima parte della guerra a fianco eh, di un altro alleato, perché l'alleato che avevamo scelto era decisamente ah. pessimo eh, aveva torto più degli altri ma un torto marcio proprio in, ingiustificabile, quindi eh, nella guerra nessuno ha ragione, però c'è chi è più a torto eh, più torto di altri e in ogni modo noi abbiamo avuto questa possibilità però dovevamo giocarcela Potevamo scegliere di fare un plebiscito, perché era previsto dagli accordi atlantici il plebiscito e le popolazioni avrebbero scelto, e la, la maggioranza erano italiani, ma così avremmo perso il Tirolo. Ci sono delle questioni aperte su altri confini e eh, il peso eh, insomma, si è dovuto fare un compromesso. Ora, non è questo, si è fatto, si è fatto, l'Italia si è fatta, ci siamo seduti e abbiamo, ci siamo autogovernati finalmente, anche se Trieste ha dovuto aspettare il 54 perché andassero via gli alleati e il 75 70, per, per il trattato di Osimo. Rischiando sempre di, di cascare dall'altra parte, poi tra parentesi. Eh, però il, il fatto che venga riconosciuto uh, il valore del, del loro sacrificio, solo questo. Riconoscerli come italiani che sono stati perché, sacrificati perché, perché, per sì, la nostra vita. Tra l'altro, ecco la cosa importante da, da. Sono certo situazioni molto diverse, questo nessuno lo discute, io per primo lo dico. però quello che secondo me è importante capire per. Son, lasciare un po' da parte tutte queste mh, polemiche spesso fatte da gente che tra l'altro forse sì. ha letto un articolo Convita, sì. tutto, e le convinta di sapere sì. tutto. Insomma, è un po', son, un po' presuntuoso anche da parte di, queste, di questi signori e signore. Ma al di là di tutto, cioè, quello che occorre capire è che tanto nella tragedia mh, che ha segnato il cosiddetto olocausto, tanto nella tragedia che ha segnato le l'Efoide, c'è il fatto che sono morte persone che non avevano Fatto niente, cioè, qui stiamo parlando di gente che è stata brutalmente ammazzata e non aveva nessuna. Cioè, no, allora, permesso che io sono contro la pena di morte e quindi a no, prescindere. No, neanche... Ma io, qui stiamo parlando di gente che non aveva fatto. Niente, stiamo parlando di gente che è stata presa e ammazzata senza, ammesso che esista una ragione senza per farlo, senza nessuna ragione o giustificazione. Che poi probabilmente, come dicevi tu, Mari, c'erano pure fascisti. Ma vi do una brutta notizia: durante il regime fascista, per convenienza, per opportunismo, molti italiani lo erano, è inutile che ci prendiamo Beh. in giro, poiché diciamo nel loro intimo non ne fossero convinti fate la pesca io questo non lo so però Intentavo certamente di una dittatura quelle... voglio dire a un certo punto erano, non era un pochino obbligata anche no sì, eh, non sì, è... diciamo per il turismo probabilmente per sì. convinzioni ci saranno anche stati però eh, quel discorso regge fino a un certo punto però eh, la questione da secondo me veramente rimarcare mille volte è questa sono state uccise persone uomini donne bambini anziani che non avevano fatto nulla, è quello il discorso. Cioè, gente che è stata uccisa solo perché, come si suol dire, si trovavano mh, nel posto sbagliato. La guerra è, è una ucciso. cosa dive, lievemente diversa, la guerra è una cosa lievemente diversa. Eh, ma qui siamo, siamo oltre, siamo oltre all'orrore della guerra, e quindi eh, andiamo a, proprio, a parte che le guerre ora si combattono proprio uccidendo le persone innocenti, e eh, vabbè, eh, bene, lasciamo stare. Perché andiamo un'altra un un questione è il contraltare la lotta partigiana. Uh -huh. ha visto gli italiani ribellarsi e quindi liberare l'Italia dall'invasore tedesco quello che prima era il nostro alleato e che poi è diventato il nostro invasore eh, nello specifico la zona eh, del, del confine orientale eh, divenne chiaramente tu sai la Repubblica di Salò da una parte l'impero e il, il regno del sud dall'altra eh, l'Amgot quello che e dal, nel confine orientale Avevamo eh, il litorale adriatico a sotto controllo assoluto dei tedeschi. Mm? E quindi poi i partigiani là, si sono dati da fare benissimo, anche se sì, anche lì lato scuro. Eh, io pre ho presentato il libro due volte con l'Ampi, la, eh, quindi con i partigiani a Napoli e a Castellammare. Eh, bellissimi discorsi, anche perché eh, i partigiani qui hanno una visione diversa. Lì Sotto i confini ancora non si parlano molto eh? Eh, tra, tra associazioni dei, degli esuli e i partigiani, cioè il, il rapporto è più, è più è diverso perché lì i partigiani hanno combattuto ovviamente una, una lotta di liberazione estenuante eh, soprattutto poi ai piani del consiglio eh, quindi al confine tra il Veneto, eh, il Trentino e la, e la Friuli Venezia Giulia se ne sono viste di brutte nel libro ci sono eh, raccontati degli episodi molto brutti e mio nonno si è trovato a morire proprio in una rappresaglia nazista in quella situazione e in una situazione in cui poi anche i civili dopo venivano riconosciuti come partigiani, come morti per la lotta partigiana. Tu pensa che io tra le tante interviste che ho fatto, non, ripeto non, non le sto più a contare, però sono veramente parecchie. Io intervistai questa signora che fu oggi una, oddio, io adesso non la sento da qualche tempo, però diciamo che quando l'ho intervistata era una signora ultra ottantenne e lei fu, lo potete trovare il video. Nella playlist del canale. E lei è una donna che da bambina eh, subì proprio in prima persona la tragedia di una retata nazista eh, che poi praticamente portò allo sterminio di tutta la sua, o comunque di diversi componenti della sua famiglia. Lei si salvò veramente per, per puro caso. Ecco, situazioni di questo tipo. Cioè, io insisto, immaginate che cosa mh, può voler dire. Eh, che la gente te ne, che ti arrivano questi qua sì. lasciamo perdere che siamo bianchi rossi di questo, di quello, chi se ne frega eh, che dalla, nel cuore della notte o della giornata quello che è, arrivano eh, ti riuniscono tutti in un unico edificio e ti ammazzano eh, Paolo, è quello che è capitato a mio nonno, è che i tedeschi sono arrivati in casa e hanno incominciato a sparare a tutte le persone ecco. che si trovavano davanti compreso mio nonno che aveva i documenti in mano sono bucati li abbiamo bucati ora eh, mio padre a 12 anni è stato messo in un angolo lo stavano eh, uccidendo e un tedesco ha spostato il compagno dicendo un ragazzo lascialo ma ha trovato è un miracolo e quindi cosa dire per puro caso per puro caso una eh, cosa del genere mh, entra nel vissuto della persona, mio padre eh, non ha mai elaborato benissimo questo momento, e è quello che ci ha spinto poi a capire perché, qual era la rappresaglia, come ha funzionato, e abbiamo fatto delle indagini a riguardo, perché loro erano sfollati, erano scappati da Trieste, i bombardamenti, le situazioni un po', ecco, quelle che dicevamo prima, eh, sono scappati, si sono rifugiati in Friuli e eh, là eh, eh, non avevano... Fatto niente, e sono stati così. E quindi poi abbiamo ricostruito eh, intervistando persone da diversi punti di vista. Fortunatamente abbiamo avuto molta collaborazione dai locali, dal comune, dalle associazioni partigiane, da persone che avevano memoria, insomma, e abbiamo ricostruito. Non la ricordavano proprio questo, avevano rimosso anche lì questo momento, invece quest'anno mi hanno chiamato, hanno, hanno fatto una commemorazione dei, dei morti in quell'eccidio quel e quindi hanno preso in considerazione la verità. Perché poi la cosa, la cosa brutta è che a volte, ti dirò la verità, che io non ricordo adesso il nome del villaggio dove avvenne, me lo dovrei riguardare se c'è da quel video, perché l'ho girato ormai più di un anno fa, in cui avvenne la tragedia di questa signora, perché purtroppo ecco, questa è un'altra beffa della storia ci sono, in un certo senso, a volte tragedie di serie A e tragedie di serie B, sì. nel senso che tutti magari faccio per dire, si ricordano del eh, sterminio che è avvenuto in quella determinata località e poi mh, magari quello che è avvenuto in un altro posto, per dire, non lo sa nessuno, non ne parla sì, nessuno, sì, sì. con, con, con l'aggravante, tra l'altro, che eh, adesso, per ragioni ovviamente anagrafiche... Eh, un po' tutti quelli che furono i testimoni di quel, anche loro malgrado in molti casi purtroppo di questi fatti, ovviamente sono persone o molto anziane o sono scomparse perché ovviamente il discorso eh, appunto, no, no. Cioè, è stato fatto 70-80 anni fa quindi capite bene che anche quello che poteva essere un bambino ormai è una persona insomma, molto in là con gli anni eh, okay. e quindi tra, tra non molto purtroppo non ci saranno proprio materialmente più in I vita testi per un discorso anagrafico sì, sì. i testimoni e eh, eh, a maggior ragione è importante appunto questo è un insegnamento che viene da, da, primo, da Primo Levi proprio il discorso di ricordatevi di serbare la memoria perché un domani prima di tutto ci sarà e poi ha avuto purtroppo ragione gente che alla, Non so neanche come definirlo: la, la prosopopea di dire che certe cose non sono accadute, vabbè, non meritano neanche commento. Questa affermazione, ma anche, appunto, di persone che, mettiamola così, già sminuiscono determinati eh, fatti. Io mi permetto di fare un breve collegamento all'attualità e la faccia tosta che ha avuto un certo sito, che non nominerò, di rivisitare. Fatti accaduti in una città ucraina che si chiama Odessa, che da strage l'ha uh, ritrasformata in incendio. Incendio sta cippa. non incendio. Hanno ammazzato gente innocente pure lì. E non mi interessa che fossero di questa o di quella parte. Hanno ammazzato gente innocente. In modo taltro. Molto brutale aggiungo quindi. ed è una cosa che non sono accadute 80 anni fa, sono accadute qualche anno fa. Giusto eh, per. Okay. Noi avremmo allora, voluto eh. fare una memoria di fatti antichi, invece, come vedi, eh, siamo a considerare ancora eh, questa le tragedie che, che continuano a perpetrarsi eh, nonostante tanti insegnamenti della storia, eh, ma questi non interessano eh. evidentemente a tutti, è vero. e poi cioè, allora, abbiamo accennato alle foibe, abbiamo accennato alla lotta partigiana, eh, adesso acceniamo ad un altro punto mm. toccato da questo romanzo che eh, diciamo andiamo in tema di un po' diciamo spy story spionaggio. Sì. c'è un passaggio ovvero di questo libro che volevi leggerci col quale introduciamo questo ulteriore argomento. Di fatto. Sì, di fatto. Sì, ehm, la situazione, dico due parole, perché eh, la situazione complicata del, del, del confine era ancora più complicata dal fatto che le forze alleate che poi si stabilirono eh, alla fine della guerra, proprio per, perché c'era il rischio che, che Tito invadesse, quindi che la Jugoslavia ehm, accampasse e pretendesse dei territori che non erano suoi Allora, per mantenere una situazione di ehm, di attesa finché non si, non si sarebbero pronunciati i, i trattati di pace e allora eh, zona A, zona B, linea Morgan, e gli americani e gli inglesi e quindi eh, presero eh, posto da Trieste e i jugoslavi eh, diciamo controllavano eh, al di là del confine la zona B. E comunque anche tra gli alleati non sempre c'era piena sintonia, anche perché gli, inter gli interessi riguardo alla posizione della Unione Sovietica nella guerra, loro erano alleati all'Unione uh, Sovietica, aveva vinto là, con loro e eh, pretendeva alcune cose. Ora, il, uh, gli inglesi non, non, non hanno mai visto di. Molto bene l'influenza del blocco, del blocco eh, sovietico perché era pericoloso, perché poteva tentare di invadere anche il resto dell'Europa e quindi amavano avere una zona di cuscinetto che potesse eh, dargli un po, respiro, dare un po' di respiro alla situazione. E quindi la Jugoslavia era perfetta, soprattutto dopo il 1948, quando Tito litiga con Stalin, la dico semplice: esce dal Cominform, cioè da, eh, dalla Confederazione dei, degli Stati Comunisti, e crea una situazione di cuscinetto reale. Allora gli inglesi a Tito se lo trattano, diciamo così, gli americani non tanto, gli americani no, perché i comunisti ne vedere, non fanno idea, è una cosa proprio che non. non... Non sentono, non hanno bisogno del cuscinetto, però i comunisti non, non, non li sopportano e quindi si creano, ma la faccio proprio semplice: si creano queste, queste cose interne per cui si spiavano anche fra di loro. Il rischio che Tito entrasse con l'aiuto degli inglesi c'era, e gli americani invece creano anche delle situazioni di spionaggio per impedire questa cosa e quindi amici di facciata e di sotto e mio padre è stato coinvolto anche in, queste, in questa rete di spionaggio proprio a favore dell'Italia e, e allora che cosa vado a leggere un luglio 46 Trieste allora il libro è questo lo mostro così leggero <ride> un brano, un brano da, dal libro Dunque. Dopo tutto quello che era capitato da quel maledetto agosto 1945, Antonio era stato convocato più volte al comando alleato dal colonnello Aaron Smith, che aveva iniziato a fargli tante domande con la scusa di capire un po' di più delle vicende occorse al farmacista. Dal canto suo, Antonio temeva sempre di essere collegato alla morte di quel titino e più di tutto temeva per Magda e per Mirko. Per questo motivo si era sempre dimostrato disponibile agli incontri che si erano ripetuti con una certa regolarità nell'arco di tre settimane sotto invito dell'americano che aveva sempre accampato un pretesto. Dopotutto non era mai stato fascista e neanche comunista e giunti al punto in cui erano riponeva anche una certa fiducia nella volontà pacificatrice degli alleati e vedeva di buon occhio la loro permanenza a presidio, a presidio del nuovo confine. Lei sa di cosa ci occupiamo, vero, mister Bianchi? gli chiese il colonnello uno di quei giorni. Nella caserma, un raggio di luce si infilò insistente dalla finestra semiaperta, colpendo spudoratamente la testa rasata e lucida dell'americano, su cui si riflesse come in uno specchio. Antonio si sforzò di non soffermarsi su quell'aspetto ridicolo della complicata situazione in cui si trovava e prestò attenzione alla domanda dell'uomo, che mostrava di essere in attesa di risposta fu allora che Antonio collegò i discorsi che si erano fatti fino a quel giorno. Pesò la sua risposta e disse, state costruendo una rete di informatori sul territorio per assumerne il pieno controllo. È per questo che mi ha sottoposto tutte quelle domande. Avevo capito subito di avere a che fare con una persona sveglia, disse il colonnello e sorrise, accendendosi un sigaro per poi offrirne uno anche ad Antonio. Vede, mister Bianchi, non sarebbe possibile. Avere sotto controllo il confine in una regione così complessa e con la tensione che esiste a cavallo della linea Morgan. Ma le devo qualche spiegazione perché non ho nessuna intenzione di prenderla in giro. Devo sapere però se ha intenzione di aiutarmi prima di continuare. La posizione del confine non dipenderà soltanto dagli esiti dei trattati di pace che si svolgeranno a breve perché oggi esiste la minaccia di un colpo di mano che le truppe di Tito... Potrebbero mettere in atto in barba gli accordi, decretando uno status quo che sarebbe difficile smontare dopo. Posso contare sulla sua collaborazione, mister Bianchi? Credo di non avere scelta, temo, disse Antonio, ripercorrendo a testa bassa, con la mente tutte le tragedie a cui aveva assistito e che avevano rischiato di portargli via la persona che più amava. Poi, alzando la testa, guardò dritto negli occhi l'uomo che aveva di fronte. Credo che sia la cosa più giusta da fare. Andiamo, mi spieghi quello che c'è da sapere. Si sentì rispondere, sorprendendosi del tono che aveva usato. Il raggio di luce si era leggermente spostato e ora illuminava la scrivania, lasciando in pace la pelata dell'americano. Questo <ride> è uno spaccato di quello che è la, della trattativa di, che Antonio, uno dei protagonisti, eh, fa: la, il reclutamento. Abbiamo ripercorso vari fatti storici, adesso ti direi in pochi minuti, vediamo qual è proprio la storia, la, diciamo la, in linea di massima la trama del tuo libro, così perché altrimenti abbiamo fatto quasi più, mi rendo ah, conto, una, certo. un escurso storico, però sono fatti interessanti, dei romanzi storici e anche, secondo me, soprattutto quello di Uh, Mari vogliere anche ad approfondire certi argomenti, perché uno cosa succede? legge un romanzo che su Torino non è un saggio, e poi Mari da lì gli sovviene la o può, sì. può accadere anche il contrario, Mari è una persona è. che ama il periodo storico che va poi è. a leggere anche dei romanzi ambientati in quell'epoca. Però Mari può, ecco, può accadere anche l'inverso, e secondo me è sempre interessante in questo senso. Vabbè, i libri apro nuovamente, questo è il punto, e Forse quindi in un caso sì. o nell'altro. E, la trama, eh, il romanzo si, si sviluppa su due piani temporali: c'è un nonno che parla ai suoi nipoti e racconta le sue storie, tace una storia che è più grave. Questa storia la, la racconta il narratore e quindi c'è un parallelismo tra la vita eh, e, le, e il, la vera vita di Davide e, la, e gli aneddoti e le storie che lui racconta eh, riferiti a delle, delle cose particolari e quindi si sofferma con loro in alcuni momenti. Quindi c'è un rapporto familiare legato al ricordo e la storia che procede. Ehm, Davide è un giovane che è appunto eh, perde il padre eh, proprio a causa del ragazzino che per e padre, come abbiamo detto, grazie grazie a causa di una rappresaglia nazista. Quindi cresce con dubbi e paure e cerca la, cerca la sua vita. Quindi il romanzo diventa un romanzo di formazione in quanto eh, il protagonista cresce eh, e eh, costruisce il suo, il suo futuro e quindi diventa speleologo. Uh, effettivamente è diventato speleologo mio padre uh, sul Carso, ha portato la speleologia qui al sud, ha fatto storia, ha fatto una serie di pubblicazioni uh, su, su diversi argomenti legati appunto alle grotte, infatti qua ci sono anche esplorazioni uh, di, di grotte e, e trova così la sua salvezza, poi entra in contatto, il protagonista entra in contatto uh, con uh, delle persone che lo indirizzano alla polizia civile. La polizia civile eh, nel TLT, nel territorio libero di Trieste ehm, sotto controllo anglo-americano, è la prima polizia italiana strutturata in questo modo. Eh, e ha insegnato quindi poi eh, alla Polizia eh, di Stato che eh, seguirà eh, tecniche di, della scientifica eh, e l'uso di attrezzature particolari. Quindi anche l'introduzione delle donne in polizia nasce proprio in questo corpo che è particolare, amatissimo eh, dai. Triestini perché è stato un orgoglio della città. Mio padre ne ha fatto parte e, e parallelamente, ha fatto parte anche di altre di queste organizzazioni parallele eh, per boicottare l'entrata di Tito eh, notte facendo, eh, diciamo, in, in Italia. E quindi si sviluppa eh, tutta una storia che, è poi, è la storia eh, di tutte le nazioni che, che sono state coinvolte e eh, la storia di Davide che crescendo, poi, alla fine decide di trasferirsi a Napoli perché eh, la. Napoli degli anni 50 eh, offre molta vita lavoro e speranza nel futuro, quindi abbandona tutto e per il resto della sua vita vivrà a Napoli eh, facendosi una famiglia, altro quindi non parlo della famiglia ovviamente, ma eh, lo spaccato è questo, la crescita in un periodo particolare, nel cuore sempre la sua città, eh, Trieste i fiori i colori, i paesaggi, le grotte di una terra martoriata dalla storia dalla quale fuggire è quello che ho scritto in quarta di copertina. Il Fiore del Carso è la storia di Davide, affascinante e intraprendente triestino, travolto dagli eventi che lo porteranno a divenire parte di uno scenario più grande di lui, in cui le superpotenze mondiali si contendono la sua città. L'amore cercato e una nuova vita cambieranno il suo destino. È una storia d'amore, fondamentalmente. E direi che di spunti per uh, suscitare attenzione e interesse attorno a questo libro ne abbiamo tirati fuori davvero parecchi quindi vi ricordo il fiore del carso lo trovate come diciamo all'inizio su amazon sia in versione cartacea che nel formato elettronico ebook con l'onore davide ci rivedremo sicuramente più in là perché ci sono altri libri già diciamo in <ride> dire, pr pr pronti diciamo, libri nel cassetto, diciamo così, già, già lì che stanno aspettando di, di uscire e quindi avremo sicuramente occasione di parlarne. Grazie, come sempre, grazie Eleonora, grazie a tutti, come sempre vi ricordo se vi è piaciuto questo video, like al uh, canale, iscrizione, uh, like, chiedo scusa, al video, iscrizione al canale, e poi ecco, nella descrizione del video metterò anche il rinvio a quel video che ho citato prima, perché purtroppo adesso, così a memoria, non mi ricordo il nome della signora, però credo che sia una testimonianza sì, 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 interessante. Sì, beh, sì. Eh, io andrò a vederlo molto bene. ricordare perché ecco è uno dei quei casi che dicevamo poc'anzi, cioè le testimonianze dal vivo di questi fatti purtroppo ormai sono sempre meno per questioni anagrafiche ed è importante fare tesoro di, di queste. Adesso la tecnologia ci aiuta anche in questo, oltre naturalmente ai documenti e alle testimonianze scritte. Per, per ricordare sempre. Grazie, Leonore, grazie a grazie tutti Grazie a te, grazie mille. Veramente grazie, grazie che ci seguirà. Buona serata a tutti, grazie.